Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo Vlogmas. Oggi facciamo una cosa un po' diversa. Infatti sono le 12:54, quasi l'una, e ho ordinato da mangiare da un posto troppo carino che non vedo l'ora di provare. Cioè, guardate che carina la scatolina. Dai, su. Vi faccio vedere cosa ho preso. Ho chiesto su Instagram di farmi qualche domanda, così possiamo appunto farci una chiacchierata. Io non sono brava a fare i mukbang. O meglio, si dovrebbe sempre vedere che cosa si sta mangiando nel video. Però io lo terrò qua sotto sul tavolo perché non so come metterlo. Allora, questo qui è il panino. Aspettate che tolgo qui l'asticella per bloccarlo. Praticamente è un super hamburgozzo con bacon, salsa, cipolla caramellata, cheddar, hamburger, insalata, pomodori. Insomma, buono. Qui ci sono le patate al forno e qui ci sono queste, ragazzi. Queste sono le bombette di pulled pork e salsa barbecue. Non so, spero di uscirne viva da tutto ciò e rispondiamo un po' insieme. È una vita se mangio le patate al forno. Tra l'altro il mio mukbang sarà diverso dagli altri perché io odio sentire rumori della gente che mangia, soprattutto i miei. Quindi probabilmente taglierò alcune parti di silenzio dove mastico. Vorrei cercare di evitare troppe domande a tema BTS perché so che dopo un po' vi dà fastidio. Però io qua vedo che me ne avete fatto un sacco, quindi non so. Cercherò insomma di spaziare un po'. Erminia, che saluto. Quando riesco a leggere i nomi vi leggo anche. Questo coso è gigante, ma guardate che carino qua. C'è inciso anche l'orsetto sul... No, dai, sul Buns. Mi chiede, rimarresti a vivere per sempre a Roma? Ti piacerebbe cambiare città? Tanto mordo, eh. È buonissimo. Allora, questa cosa l'ho detta già diverse volte in realtà. Infatti, per il tipo di lavoro che faccio, sia content creator, quindi queste cose, insomma, che voi vedete online, sia lato makeup artist, Milano è sempre stata la città, diciamo, numero uno per questo tipo di attività. Tra eventi, aziende, una cosa e l'altra. Però non è mai stata una città che mi ha particolarmente colpito a livello proprio di vivibilità. Per carità, funziona tutto benissimo: metro, mezzi, le persone si fanno i cavoli propri, quindi ok. Però, sinceramente, essendo nata a Roma, non la cambierei con nessun'altra città. Vi ho detto che mi piacerebbe fare un'esperienza all'estero, sì, però penso tornerei poi sempre qua. A casa mia. Primo perché sono una persona che senza dei punti di riferimento dopo un po' si perde, cioè io sono molto indipendente, però non penso che a lungo termine riuscirei a stare proprio da sola, 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 ma anche appunto per le cavolate, per qualsiasi problema, no? Madonna, vi dico, ho fatto 3 morsi e già non ce la fa più. Credo rimarrò per sempre a Roma, a meno che poi in futuro, non lo so, capiti qualcosa di eccezionale, qualche evento proprio eccezionale che mi faccia mettere in discussione tutto, allora poi, beh, lì ragazzi staremo a vedere. Sta ragazza di cui dal nickname non riesco a capire il nome, quindi capirai chi sei quando leggerò la tua domanda. Mi chiede, posso chiederti come hai trovato il posto in cui stare a Los Angeles? Era bellissimo. Allora, paradossalmente, ragazzi, non ci crederete mai. A parte, vabbè, ci siamo un po' organizzate all'ultimo, soprattutto per il fatto della casa. Madonna, guardate qua, bombetta di pulled pork. Questo è proprio food porn. Infatti noi originariamente dovevamo partire in tre, poi alla fine siamo andate solo in due. Quindi la casa l'avevamo cercata per 3 persone. Prima abbiamo cercato su Airbnb, ovviamente, che è l'opzione, insomma, quella un po' più conosciuta. Però col fatto che sapevano che c'era questa cosa dei concerti, avevano alzato tantissimo i prezzi, soprattutto quelli nella zona proprio limitrofa allo stadio. A parte era finito tutto. Secondo, non era una bella zona. E terzo, era un po' distante da tutte quelle che erano, diciamo, le attività un po' più principali che volevamo fare, e quindi ci siamo poi dette cerchiamo verso downtown, che è la zona un po' che collega entrambi i posti, no? Quindi scartata l'idea di Airbnb, abbiamo cercato gli hotel, però poi abbiamo detto ma meglio una casa che abbia tipo un cucinotto, almeno non mangiamo sempre fuori, non mangiamo sempre schifezze, riusciamo a gestirci le spese, eccetera, eccetera. Tramite la mamma di Alessia siamo venuti a conoscenza di questi, hanno un nome specifico, ma adesso non mi viene, che sono proprio tipo hotel con cucina, e quindi poi abbiamo trovato la casa su Booking. Quindi cercate sempre più opzioni, anche perché noi l'abbiamo trovata ad un prezzo veramente
Super. Per quest'estate 6 notti è stato fantastico. Poi sono andato asciugamani, c'era il phon, appunto la cucina, internet. L'unica piccolissima pecca, se siete un po' influenzabili, diciamo così, non so come altro dirvelo. Non so se siete mai stati a Los Angeles, ma lo vedrete se ci andrete. Vi capiterà molto spesso di vedere per strada gli homeless, che sono i senza tetto, accampati proprio con le tende sui marciapiedi. Cioè è una cosa veramente che ci sta quasi in tutti i quartieri, a parte quelli un pochino più in e quelli un pochino più da facciata pulita, perché poi è tutta una facciata in America, cioè non vi pensate che sia altro. Vi faccio un esempio: dove stavamo noi appunto era pieno di questi homeless. Non vi danno fastidio, cioè al massimo se passate vi fanno qualche chiacchiera, ma non vi si avvicinano, non vi danno fastidio. Noi siamo tornate anche tardissimo la sera, mai nessun problema, anzi forse sono le persone più carine che abbiamo incontrato in questo viaggio. Quindi ecco, è soltanto una cosa che magari voi non siete abituati e vi può fare strano. Ecco, per dirvi appunto, noi stavamo a downtown, letteralmente a 10 minuti a piedi c'era poi l'hotel dove stavano i BTS, che era una zona, sembrava completamente diversa, ma era 10 minuti di camminata. E lì era così perché c'erano le banche, tutti quei posti dove devono sembrare un pochino più puliti, no? Se vi dà fastidio questa cosa qui e siete magari impauriti, non lo so, avete un po' di timore, leggete sempre le recensioni dei posti e cercate di capire bene. Io ad esempio l'altra volta che ero stata a Beverly Hills, lì raga, vabbè, ovviamente, che ve lo dico a fa, non c'è questo tipo di realtà appunto dei senza tetto, perché ovviamente è una zona residenziale, è una zona super barricata, piena di negozi, piena di centri, quindi non glielo permetterebbero mai, e quindi me l'ero vissuta in maniera un po' diversa. Aurora mi chiede: come stai in questo periodo? Domandina facile. Guarda quanto buono sto coso. Mamma mia. È un periodo un po' di ripresa. Lo sapevo che quando sarei tornata sarei stata un po' stralunata. Pensavo in realtà molto peggio di come me la sto vivendo. Invece sta andando tutto bene. Penso positivo, mi tengo sempre occupata, anche perché devo fare un sacco di cose, quindi mi viene molto facile. Sto cercando di capire, di ponderare. E diciamo che non mi prendo troppo sul serio. Cioè, se voglio fare una cosa, la faccio. Prima ero una di quelle persone magari che tendeva un po' più a riflettere sempre su qualsiasi cosa, anche più piccole. Ora sto cercando un po' più di dirmi: Ilaria, cioè hai tipo una vita sola, cerca di fare esperienze finché ti è possibile, finché puoi farlo, e quindi togliti tipo qualsiasi sfizio. Ci sto riuscendo? Sì, con calma. Diciamo la situazione purtroppo per questa cosa della pandemia è ancora un po' bloccata in alcuni ambiti, però riusciremo, mi metto in mezzo anche a voi, a fare qualcosina di più. Serena mi fa una domanda per tutti gli amanti del K-pop, diciamola così, perché magari poi non tutti capiscono che cosa voglia dire. Mi ha chiesto: sei una solo stan? Allora, non so se lei si riferisca al gruppo dei BTS e quindi se sono una solo stan tra loro sette, o se in generale tra i gruppi del K-pop stanno soltanto i BTS, quindi seguo solo loro. Principalmente sì, seguo solo i BTS, anche perché mi prosciugano già tutte le energie vitali, quindi non riuscirei a fare altro. Cioè io stimo veramente le persone che seguono più di un gruppo. Mi piacciono anche gli Stray Kids, quindi ogni tanto seguo anche loro, però principalmente i BTS. E se invece intendevi la cosa del se ho un bias solo, se sono una OT7 eccetera eccetera, allora io li amo tutti, 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 tutti. Ovviamente, come vi dico sempre, il mio bias è Jungkook, perché cioè abbiamo proprio un legame psichico che non so spiegarvi. A volte mi spaventa addirittura, perché facciamo proprio gli stessi movimenti, gli stessi tic, cioè è quasi imbarazzante a volte, e quindi è proprio una cosa diversa. Se proprio devo darvi la mia classifica, è brutto da dire perché ripeto, li amo tutti 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 tutti, però il mio bias nei BTS appunto è JK, bias Raker è Yoongi barra Suga barra August D, come lo vogliate chiamare, sempre la stessa persona. Giù paratore, quindi credo si chiami Giulia, mi chiede una cosa molto carina, molto interessante, a cui potrete rispondere sicuramente anche voi. Hai mai pensato di tornare indietro nel tempo e cambiare radicalmente il futuro? Questa è una cosa che penso in realtà molto spesso, ma anche delle cose tipo, che ne so, che ho fatto ieri o l'altro ieri. Molte volte mi fermo e dico:
Mamma mia, quanto vorrei tornare indietro e cambiare questa cosa, questa cosa, questa cosa. Anche cavolate, non per forza cose come ha detto lei, radicali che poi influenzano tutto quello che può avvenire dopo. Però ci sono delle cose che tornerei indietro a cambiare. Non sarò ipocrita, non dirò no, perché poi non saremmo qui in questo momento. Probabilmente non saremmo stati qui. O forse sì, non si può sapere. Comunque, purtroppo non si può tornare indietro, non si può cambiare niente e quindi ci attacchiamo. Riflettiamo meglio quando stiamo facendo le cose, sicuramente. Una lezioncina da imparare. Domanda sull'armocromia. È una cosa che ancora non ho mai fatto, quindi. Cioè, devo ancora capire bene come funziona. Io vedo la gente che si fa le prove, con i colori, con tutte le cose. Non l'ho ancora mai fatta. Quindi mi chiede, tu hai capito la tua stagione? Ti dico di no. Se siete interessati a farmi un'analisi, secondo voi fatemi sapere che stagione sono. Perché, ripeto, io non ho proprio la minima idea. Credo di stare bene più con i colori freddi, anche per quanto riguarda i gioielli, a me l'oro non mi sta particolarmente bene, quindi vedete anche oggi con sta tuta lilletta fredda. Credo di stare meglio con questi colori, quindi non lo so, perché poi io ero rimasta che c'erano solo 4 stagioni, ora sono diventati Deep Winter, Summer Cool, cioè ci sono tutte queste cose strane, quindi non mi addentro. Matteo mi chiede... Quanto hai speso in tutto tra volo, concerto, hotel, eccetera? Non lo vuoi sapere. Non lo vuoi sapere. Non lo voglio sapere io. Non ho ancora fatto un calcolo proprio che dici ti metti seduta e ti fai una stima totale del tutto. Non lo voglio sapere. Lasciamo così, ragazzi. Ma che ci interessa? Puoi spiegare come organizzare un viaggio in USA? Allora, questa è una cosa lunghissima. Perché se non l'avete mai fatto è veramente lunga. Tant'è che quando io sono andata a fare il check-in all'andata, la coppia davanti a me non aveva fatto l'esta. Come fai a partire in America senza il visto? Cioè, è una cosa che sanno tutti. Basta che te apri un film o un qualcosa. Si sente sempre. Loro non l'avevano fatta. Meno male che poi l'hanno fatta all'aeroporto. Comunque, diciamo, le cose fondamentali da fare sono appunto il visto turistico che dura 3 mesi, quindi c'è proprio un format da compilare che vi deve essere accettato. Ovviamente avere il passaporto valido almeno di 6 mesi prima della scadenza. Adesso che c'è il COVID, quindi tutta la questione vaccini eccetera, dovete essere full vaccinate, quindi avere il doppio vaccino, tampone negativo prima di partire, quello rapido o molecolare, fare il passenger locator form, che è una sorta di altra cosa da compilare che vi fa tutto le domande sul COVID, bla bla bla, che trovate online. E poi, se avete qualsiasi tipo di dubbio, contattate l'ambasciata. Quindi, se dovete andare in America, contattate l'ambasciata italiana in America, o comunque insomma dove dovete andare. Quindi in generale questo è. State attenti con la questione delle carte, non ve ne portate mai una come ho fatto io, perché lì rompono un po' il cavolo a volte con Mastercard, insomma quelle che usiamo magari qui in Italia, quindi portatevi magari più carte Visa oppure andate di contanti, almeno state tranquilli. E poi per il resto in realtà questo. Prossimo viaggio in programma? Magari. Magari, sarebbe bellissimo, non ho ancora idea. In realtà io ve lo dico, quest'anno che adesso sta per entrare, se BTS fanno un tour mondiale, io tutte le date europee me le faccio sicure e quindi poi quelli saranno i miei viaggi, sarà già abbastanza. Se faranno un tour mondiale, penso le date più papabili europee, Parigi, Berlino, quelle che insomma hanno già fatto già anche gli anni passati. Non penso verranno in Italia, questa cosa me l'avete chiesta, non penso verranno in Italia perché ci sono un sacco di problemi per fare i concerti qua in Italia, vabbè. Cose magari anche più grandi di noi che lo so che vorremmo un concerto qua in Italia, però non lo so, non la vedo una cosa possibile, almeno non l'anno prossimo. Ivory, che non so se effettivamente si chiami Ivory, leggo Ivory nel nickname, mi chiede: ti sei pentita di aver fatto la sleeve? Com'è il tuo rapporto con il cibo ora? Non so, state vedendo cosa sto mangiando, sì? Pentita? No, mi sono pentita di aver ripreso i chili dopo e quindi non essere stata un pochino più attenta dopo essere arrivata al mio quasi peso forma, perché io comunque ero quasi arrivata al mio peso forma, mi mancavano tipo 5 kg. Quello sì, ecco, è una di quelle cose che se tornassi indietro direi alla me del passato, no, mettiti sotto da subito e via, come poi sto facendo adesso, no? Io adesso sono riuscita a riperdere 10 kg, in realtà mi manca ancora un bel po', però piano piano sono convinta di poterci riuscire. Pentita no, perché mi ha fatto capire tante cose, indipendentemente da poi come è andata dopo, mi ha fatto proprio cambiare assetto mentale rispetto al tutto, quindi mi è servita proprio come esperienza. Io sono quasi 5 anni che mi sono operata. In realtà
vedete come mangio, cioè questo io non lo riesco a finire ancora dopo 5 anni, però ci sono giorni in cui magari riesco a mangiare un po' di più. Devo farvi un video update sulla sleep perché me lo chiedete sempre. Giorni in cui appunto riesco a mangiare di meno, giorni in cui mi sento ancora male e mi viene quel senso di nausea, volte in cui devo proprio rimettere, non so come altro dirvelo in maniera carina. Se mangio magari troppo veloce o cose troppo pesanti, ho ancora problemi con i carboidrati in generale, tipo patate, pane, soprattutto il pane, quello con la mollica, o la pizza, la pasta raga è proprio da evitare totalmente, mi dà proprio tanto fastidio, però tutto il resto va molto bene, nessun tipo di problema, faccio i miei controlli, tutte le mie cose, però ecco, se avete fatto la sleep state sempre attenti perché lo stomaco è comunque un muscolo, se lo andate a stressare troppo a un certo punto comincia a riallargarsi, quindi state sempre attenti, cioè non è che una volta vi siete operati fine, ciao, ok, adesso faccio come mi pare, no, dovete sempre stare attenti, fate tanta attività fisica, a primo perché è importante in generale, ma per qualsiasi tipo di persona, non solo per chi deve perdere peso o chi è appunto in sovrappeso, in generale fate sport perché vi fa bene ai muscoli, alle ossa, in un futuro state meglio, state più allegri, avete più energia, quindi sì, sicuramente questo è un consiglio che darei anche alla me del passato, ve lo do a voi per chi è ancora in tempo, per favore sentitemi, da una che c'è passata, che ha avuto questa esperienza, occhio, cioè neanche ve ne accorgete, ve lo dico, poi c'è stata la quarantena, quindi in quarantena avrò preso tipo, non lo so, 8 kg per voler essere e pensare positivo. Comunque in linea generale il segreto in questo tipo di operazione, come nella vita normale, è sempre sapersi dare una regolata, quindi nessuno vi vieta di mangiare appunto come anche sto facendo io oggi le mie schifezzine ogni tanto, anche perché sennò raga che vita è e non riuscite proprio voi mentalmente a seguire anche una dieta, quindi ogni tanto vi togliete i vostri sfizi, però poi si continua a mangiare durante la settimana, la maggior parte dei giorni, bene. La dieta mediterranea è una delle più giuste perché abbiamo veramente tutto, tra proteine, carboidrati, verdure, fibre, tutto. Detto ciò ragazzi, il mio mukbang finisce qui, anche perché ho parlato abbastanza. Fatemi sapere nei commenti se volete qualche altra delucidazione su qualcosa che ho detto, se avete qualche altra domanda, cercherò di rispondervi, di vedere. Tanto io vi leggo sempre nei commenti, vi leggo sempre. Comunque sono avanzate due bombette e tutta sta roba. Spero torni mio padre a pranzo così riesco a finire queste cose. Nel mentre oggi c'è un tempo bruttissimo, quindi si è andata via tutta la luce, tutta la luce. Poi posso flexarvi ragazzi, permettetemi solo questo, di flexarvi la foto che sono uscite oggi dei miei ragazzi preferiti nel mondo. Guardate che cute. Questo è un po' meno cute perché spiegatemi che point of view sarebbe questa foto. Cioè della serie stiamo per andare a un appuntamento, ti si appoggia al cornicione della porta, capito, appena apri, avete presente? Non è perfetto questo point of view. Tra l'altro mi ha scioccato perché ieri stavo leggendo i commenti, una di voi mi ha scritto che ci assomigliamo. E io già cui ci assomigliamo, vi giuro, mi ha spezzata come cosa perché abbiamo un viso completamente diverso. Tra l'altro io pensavo di avere gli occhi piccoli, ma probabilmente li ho anche più grandi. Cioè il suo naso è patrimonio della mia vita. Cioè se mi dovessero chiedere la tua features preferita del viso di JK, c'è il suo naso raga. Cioè guardate che cosa speciale che non è. Cioè è proprio particolare perché ha la punta qua sopra e poi sotto va giù tutto così. Io vi giuro lo amo. Ma poi c'ha delle cigliette piccole piccole. Cioè ha le ciglia più inesistenti delle mie, adoro. Ecco, forse su quello ci assomigliamo. Ma mi ha scioccato lui ragazzi, Junghi. Paradossalmente ma assomiglio forse più a Junghi. Ma guardate che occhi piccoli. Li amo, punto, basta, niente, devo flexarveli almeno oggi, così, visto che sono due giorni che non me ne parlo, sto tipo scoppiando piano piano. Detto ciò, quindi noi ci vediamo al video di domani, vi aspetto come sempre e vi mando un bacio, ciao!